stasera, quello che vorrei fare un poco, come sempre, nei termini che il tempo ci consente, di fare una serie di esempi, alcune riflessioni a partire dall'antico, dal passato, perché non per parlare del passato, ma per parlare del presente e per cercare di capire che cosa è il senso delle cose che si fanno oggi in rapporto alle cose del passato e che senso hanno le cose del passato oggi. Perché adesso qua c'è un'immagine, vedete, apposta perché ce l'abbiamo a 100 metri di distanza, ed è una vecchia fotografia che ho trovato su internet per parlare appunto dei monumenti generali e di altre cose. L'avevo fatto, ricordo una volta proprio in questa, forse l'ho già detto la prima volta che sono venuto qua per parlare di scultura, proprio in questa sala qua c'era stato vari anni fa un convegno molto interessante sull'arte pubblica a Torino, su tutte le problematiche dell'arte contemporanea, di come collocare l'arte contemporanea nella città e via di seguito, e allora mi hanno anche invitato a me, dico, ma di cosa parlo, che pure sono un grande sostenitore dei nuovi interventi, della nuova scultura e installazione nella città, però dico, ma metto a parlare invece, perché ho sempre avuto un certo interesse, anche una passione e anche una simpatia per i monumenti, anche forse a causa di De Chirico, ho parlato di monumenti esistenti, storici, ho fatto tutto un discorso da cui peraltro questa idea qua mi era venuta perché c'è stato un libro che ho fatto, voglio ricordarlo, perché insieme a un mio grande amico e grande fotografo che era Dario Lanzardo abbiamo fatto un volume che ha avuto parecchio successo, si chiamava La città delle statue, perché Torino è la città delle statue, è una città che come sapete ha un impianto, è considerata anche da chi viene all'esterno con un impianto regolare, ortogonale, eccetera, con delle piazze, una città delle piazze particolarmente, e con una geografia, con una popolazione di statue che sono molto coerenti, che formano, se possiamo dire, un sistema coerente di statue. Perché questo, più che non è altre città dove ci sono state anche molto più belle, se vogliamo, anche artisticamente più eccezionali, pensiamo a Firenze, Roma, anche Venezia, via, ma perché è la città, il sistema di statue e di monumenti a Torino è nato, cioè si è sviluppato, cioè anche prima in parte, ma si è sviluppato soprattutto a partire dal processo di unificazione dell'Italia, quando Torino è diventata non solo capitale del Regno Sardo, ma è diventata poi il punto trainante, la capitale, fino a diventare la capitale per un po' anche di tutta l'Italia, e quindi c'è stata tutta questa elaborazione di serie di statue per non solo documentare, ma per legittimare, per costruire l'immaginario collettivo intorno e la glorificazione, possiamo dire così, dei valori ideologici del potere sostanzialmente rappresentati dalla monarchia, dai Savoia. E quindi Torino è una città che ha elaborato in modo più coerente che in tutte le altre città, dove sono sorti anche lì vari monumenti agli eroi dell'unificazione, io dico eroi tra virgolette, delle altre cose. Ma sono venuti fuori in maniera più coerente. Quindi è una fase quella, i monumenti, è una fase che è stata poi definita da fine dell'Ottocento, un po' in tutta Europa, anche non solo in Europa, anche negli Stati Uniti e via, è una fase di monumentomania, c'è stata una sorta di monumentomania, non sono io a averlo inventato questo termine, che ha fatto sì che ci fosse un pullula, una crescita gigantesca anche di Stato un po' dappertutto, perché si doveva costruire attraverso, attraverso questa simbologia di pietre e di bronzo anche un immaginario, cioè una mitologia, una narrazione complessiva e collettiva di quello che era il potere, di quello che erano i fautori della unità, della nuova Italia, eccetera, eccetera, non sto a dire queste cose, però questo le servivano le statue. A Torino c'è tutta una serie di statue con delle articolazioni anche di tipo gerarchico all'interno. Quello che è interessante è che i personaggi più importanti sono le piazze più importanti.
I personaggi più importanti hanno dei diritti dal punto di vista della messa in scena che altri non hanno. Cito prima di tutto sono i monumenti equestri. Avere un cavallo sotto le chiappe per i cosi è un segno, è un elemento assolutamente raro, viene concesso solo a chi ne ha a livello, il rango per poter essere così, e sono normalmente dei re o cose, e se vedete a Torino. L'unico non re che è a cavallo a Torino, abbiamo monumenti a cavallo, il principale, che poi è quello che ha iniziato, diciamo così, il processo di conquista dell'Italia. Da parte di Savoia, perché ha spostato la capitale da Chambéry a Torino, che è Emanuele Philibert, bellissimo monumento. Monumento che nasce prima del processo dell'unità d'Italia, ma è perché viene fatto da Carlo Marocchetti, viene fatto negli anni 40, e quindi è un monumento cosa. E lì però a cavallo c'è lui, a cavallo c'è il Duca d'Aosta, a cavallo c'è il Duca di Genova, che era il fratello che sfortunatamente aveva partecipato alla sfortunata battaglia, credo scoppiata di Novara o di Custoza, adesso non mi ricordo più, Novara credo, non vorrei dire le stupidaggini, che è un bellissimo monumento quello col cavallo che sta per cadere, che ha influenzato Marino Marini per altri, e via di seguito. E poi ci sono altri personaggi che sono in piedi, via di seguito. Garibaldi è stato messo obtorto collo, non amatissimo per nulla, amato qua a Torino, è stato messo poi là lungo Po in piedi su una roccia a guardare una direzione che immagino sia Nizza, per certe cose, ma assolutamente fuori dall'area della circolazione delle cose. Queste discussioni di dove mettere i monumenti è un fatto politico, è un fatto politico, c'era grande disquisizione, discussione intorno a questi temi qua, no? E quindi sono stati messi, collocati, per esempio, le faccio solo un esempio, il monumento forse più spettacolare che c'è a cavallo a Torino è quello del Duca d'Aosta, il primo Duca d'Aosta, perché ce n'è due Duca d'Aosta, c'è quello bruttissimo purtroppo, in Piazza Castello, che avrebbe dovuto essere di Martino Marino, Marino di, scusate, di Arturo Martini, che era arrivato prima ex aequo, invece hanno fatto quello del barone, che è un brutto monumento. Invece l'altro, che è quel cavallo rampante, che è di Calandra, che si trova a Torino Esposizione. Ecco, un monumento così bello, così spettacolare, con tutto questo fregio di non solo di bassorilievi, ma di alto rilievi che saltano fuori, non poteva e non è stato messo apposta in un posto più centrale a Torino per non fare ombra al ramo ufficiale dei Savoia, che era il ramo carignano, e via di seguito. Ecco, faccio solo alcuni esempi per spiegare di come la collocazione del monumento dà senso al monumento e una connotazione specifica. Questo che vediamo qua, che è un monumento che è stato fatto nel 62, nel 64, se lo dico la data giusta, è un monumento concorso nazionale di Pietro Costa, normalmente, sono la data è 87-89, l'avevano fatto, concorso nazionale, e beh, a Vittorio Emanuele, il padre della patria e via di seguito, altro che un cavallo, perché in tutte le città d'Italia, a Venezia, a Milano e altri posti, è a cavallo, perché invece qua gli hanno fatto una specie, sembra che l'abbiano messo sopra un razzo di Cape Canaveral, cioè una colonna, straordinariamente un piedestallo che porta verso il cielo in maniera vertiginosa. E quindi è un'idea appunto di monumento. Non solo per un grande personaggio, grande personaggio, grande monumento, monumento verso l'altezza. L'idea della verticalità, l'idea di portare verso l'alto la cosa, è qualcosa che fa parte della simbologia elementare, della percezione immediata di quanto una figura possa stare in alto rispetto, nel senso fisico in questo caso qua, e quindi essere più importante. Quindi essere più uno è in alto, più è importante. Questo tipo di considerazioni, che sono quanto di più elementare e banale ci sia, sono alla base di una concezione monumentale, agiografica, monumentale glorificatrice del monumento,
cose. Questi sono monumenti quindi alla gloria, monumenti ideologici, monumenti che segnalano, che trasmettono attraverso il linguaggio plastico delle indicazioni di base, dei punti di riferimento, dei landmarks, anche se dobbiamo adoperare un termine riferito all'urbanistica, che segnano, identificano una storia in rapporto a uno spazio. E questo è un fatto estremamente interessante, perché il monumento, questo vale per oggi più che mai, perché nella teorizzazione degli artisti c'è questo discorso, ma vale anche molto per il passato, perché l'opera monumentale è quella scultura in quel posto, non è soltanto la scultura in se stessa, ma dove è collocata e come è collocata. Questo è un dato importante. Tanto per fare una citazione, perché c'è tutta una storia delle tipologie di monumenti, quella a cavallo, abbiamo la grandissima tradizione della Marco Aurelio, in Italia abbiamo i più bei monumenti a cavallo del mondo, no? C'è Gatta Melata, c'è il Verrocchio, c'è il Corleone del Verrocchio, eccetera, eccetera, e quelli bellissimi del Mochi, di Farnese a Piacenza, che sono i capolavori proprio, e in questa fila di capolavori plastici c'è anche quello del Marocchetti, il primo. Io devo dire che mi piace anche Carlo Alberto, che anche lui a cavallo sta là dietro, con quei quattro fantacini intorno, perché è più metafisico, piaceva a Giorgio De Chirico, è un monumento molto criticato perché è troppo rigido. Questo monumento che vedete di cosa è un monumento il cui modello plastico non era di tradizione italiana, ma di tradizione inglese, sia inglese sia francese, ma in particolare mi viene in mente, penso che abbiano pensato al monumento che forse voi conoscete, chi è andato a Londra lo sa, il monumento per esempio a Horatio Nelson, che sta davanti alla National Gallery, c'è questo Trafalgar Square, il vincitore Trafalgar Square. Ecco, quindi questo monumento è su una colonna, ha una tipologia di questo tipo qua. E vedete come, paradossalmente, in un monumento del genere, quello che conta non è tanto la statua, no? Che difficilmente si riesce a vedere, tra l'altro, dal basso, quanto il piedestallo. Il piedestallo diventa l'opera, e diventa l'opera non solo per le quattro allegorie che c'è intorno, che sono quattro statue gigantesche del resto, ma perché è il segno forte, oserei dire fallico, in questa cosa qua, che sottolinea quello. La statua, è bello vederlo, io ho anche, credo che sia una amica che abita intorno al Corso Vittorio, e si può vedere dai tetti, dall'alto, questo signore enorme che passeggia e ha un testone enorme, perché c'è un testone molto più grande di quello che normalmente dovrebbe avere una statua, però lui ce l'aveva già grosso, dalle foto risulta avere il testone grosso Vittorio Emanuele, però ce l'ha molto più grosso perché il Pietro Costa, avendo ben studiato scultura nelle accademie, aveva anche studiato che tutto l'episodio, quando Figli aveva fatto la famosa statua di Atena per l'Acropoli vicino a Partenone, aveva fatto una scultura che sembrava mostruosa. Allora, cosa ha detto? Questo lo racconta, no? E Plinio il Vecchio dice: che cosa ha fatto? Dice: guardiamola collocata in loco, questa, perché nello studio, diciamo, il laboratorio dove lo stavano facendo, sembrava tutta storta, da brutta. Ecco. Nel momento in cui è stata collocata in loco, ecco che quella statua è cominciato per la prospettiva dal basso verso l'alto, a prendere le proporzioni giuste, quindi ad avere la forza che sappiamo c'è. È un episodio interessante perché già questo aneddoto, che è uno dei capisaldi, diciamo così, dell'inizio della storia della scultura, ti segnala e ti indica quanto gli stessi scultori, tutti gli scultori, sapessero che il rapporto con lo spazio di collocazione, era un elemento chiave per la percezione plastica della figura, ma anche per il senso stesso delle cose. Questo si può allargare. Ecco che, quindi, i monumenti hanno questa grande categoria di monumenti celebrativi del potere, poi ci sono anche il potere religioso, ma adesso parliamo solo pochi esempi, hanno qualche cosa di importante, non sono tanto il monumentum, come dal punto di vista etimologico vuol dire, se viene al latino, monumentum, cioè ammonimento, che ti fa ricordare, ricordati che,
E ci sono quindi un altro grande filone di monumenti, il filone alla memoria di qualche cosa, ai caduti per esempio, o altre situazioni del genere. Ma nel caso, non possiamo fare la storia della scultura, se ne diventiamo matti, ma invece volevo solo fare due o tre esempi di come nella fase della cosiddetta monumentomania, secondo metà dell'Ottocento, che invade tutta l'Europa, e che è legata molto all'esplosione dei nazionalismi e anche alla nascita di nuove entità nazionali come era l'Italia o la Germania, per esempio, perché nascono unificate a parte la storia del passato in maniera precedente, beh, questa monumentalità portava anche all'idea di grandezza, di grandeur, e di massa anche sempre più grossa. C'erano anche tecnologie migliori magari per realizzare le cose. Ecco, quindi si faceva gara di fare cose. Questo discorso qua dei monumenti celebrativi che colpiscono l'attenzione per quasi sempre, difficilmente troviamo un vero capolavoro tra queste cose, un'opera di grande qualità, difficile, ecco, anzi. È quasi impossibile. Certamente, se non sono grandi, sono grossi, sono monumenti che tendono a diventare sempre più grandi, sempre più spettacolari nell'ordine, nelle categorie, diciamo così, di monumentalità dell'epoca, fino a più grandi. Devo dire che faccio due esempi, tanto così per passare da uno stato all'altro, divertenti, come per esempio questo, di solo un particolare di questo, che è un monumento che si trova, credo, Hyde Park, è il monumento che la regina Vittoria ha fatto al suo amatissimo Alberto, il principe Alberto, che quando è morto lui gli ha fatto un monumento che è un esercito, nel monumento, un'enorme struttura architettonica dove vedete qua in centro il dorato, il principe Alberto, e intorno ci sono circa 120, 130, non so quante, un centinaio di statue che sono allegorie di vario genere e che sono tutte sulla gloria. Sapete che lui è stato anche l'organizzatore, l'inventore, l'organizzatore della prima esposizione universale, quella fatta nel Crystal Palace all'interno. Quindi sono le scienze, le arti, poi la giustizia, allegorie, eccetera. Quindi c'è un esercito di immagini di cultura. Dal punto di vista della qualità, zero, dal punto di vista o semi zero, dal punto di vista della quantità e del fasto e dell'impatto, la cosa è estremamente interessante e significativa. Un altro monumento che sfonda i limiti diciamo così, delle misure normali, anzi va in maniera iperbolica, è stato la Statua della Libertà. La Statua della Libertà, sapete, è stata regalata nel centenario della fondazione degli Stati Uniti dalla Francia, perché Lafayette, i francesi avevano aiutato gli americani a diventare indipendenti perché odiavano gli inglesi, non per amore verso gli americani. Abbiamo fatto quello, e quindi questa statua fatta da Bartholdi è stata messa là, ed è una statua gigantesca, non so quanto è alta, 40, 20, 30 metri mi pare, qualcosa del genere, ed è interessante perché è diventato un simbolo, un elemento la cui potenza di esistenza non è tanto la bellezza della scultura, che è mediocre, una scultura classicheggiante, e va. C'è un artista molto bravo, minimalista, che ha detto che quella della Statua della Libertà, che è Richard Serra, o Richard Serra o Carlando, ma non importa, che ha detto che facendo di quella statua, cioè, quando è stata fatta si pensava alla forma plastica della cosa. Successivamente, che poi per corso della scultura, la scultura diventa struttura, in effetti è struttura metallica all'interno, perché cioè, è ricoperta da lastre battute a mano, e nell'ultima fase, che era la fase poi del discorso della scultura che interessava, di cui lui, Carlang, è tuttora uno dei grandi protagonisti del partito degli anni 60, è l'idea dell'emplacement, del piazzamento, dell'installazione, dello spazio che occupa e della collocazione. La posizione della Statua della Libertà, con tutta la mitologia, la ideologia che sta intorno al termine libertà, in chiave poi americana, in quel caso lì, chiave franco-americana, diventa un elemento che fa della statua un qualche cosa di vivente. Ecco che allora dove voglio arrivare per dire che tutta questa popolazione di statue, ritorniamo alla nostra Torino, lo stesso, questa popolazione di statue ha una sua storia, ha delle significazioni, delle motivazioni per cui sono state realizzate, per cui e per come, e le motivazioni sul come sono state collocate,
Tutto questo la gente, il 99,7% della gente non lo sa, sa niente. Certo che sa più o meno che questo è Vittorio Emanuele, ma già che il Duca di Genova chi sia non lo sa, il Duca d'Aosta también e cose di questo genere. Però sono statue viventi, sono opere che hanno un impatto vivente per un aspetto che ci interessa e che ci interessa e che interessa agli artisti contemporanei, alla scultura contemporanea e quello che è un concetto di fondo di arte pubblica scollato, se vogliamo, dall'elemento primario per cui queste statue sono sorte, parlo di questa cosa, vuol dire che sono dei, da un lato dal punto di vista architettonico, l'ho già detto prima, sono dei segni identitari, di identità di un luogo, sono dei punti di riferimento, sono dei punti d'appuntamento, se vogliamo, addirittura in certi casi, e sono dei landmarks, e questo. Vivono in che maniera? Vivono perché tutti i giorni ci sono migliaia di persone, o in macchina nel caso di questo monumento, altre cose, ci circolano intorno, ci muovono, si muovono intorno, la vivono e hanno a che fare con questo monumento. Un monumento che vive nella città, vive la città, vive anche, che sono anche i piccioni che ci vanno sopra e come si dice, fanno le cose sopra e via di seguito, e quindi c'è un vissuto. Un vissuto di vario genere, faccio un esempio solo più un po' estremo, ma è interessante, diventano simboli della città, il cavallo di bronzo diventa cavallo di bronzo, è uno dei simboli della nostra città, ed è diventa un segno della, cioè, diventa una specie di logo pop, ecco, è diventato un figura un po' pop. Dico un caso, essendo un simbolo è stato usato anche come tale, lo ricordo, l'ho visto anch'io, una persona che per tutto un giorno, tutta la mattina, è salito su questo, a parte i tifosi quando vince la Juventus, Inter Torino, ci salgono sopra. No, perché salgono sopra? Perché vittoria, siamo noi anche arti. E questo qua invece, al contrario, poveretto, era uno che era salito sopra la groppa, rischiando anche di cadere, farsi male, per protestare e dire, perché l'aveva sbattuto via dal lavoro, via di seguito, insomma una protesta di tipo sociale, politico e altre cose. Quindi questo cavallo era diventato, lo vedete, vive, interagisce con la città, il cavallo, le sculture di vario genere. Il brutto monumento, poi chiudo perché se ne è un'aneddotica infinita su queste cose, è il brutto monumento del Duca d'Aosta sul dietro di Palazzo Madama, che guarda tutta l'infilata dei portici di Via Po, quel brutto monumento si è riscattato da un punto di vista sociologico, sociale e collettivo, perché è un luogo dove tutti i bambini vanno a giocare, è divertente per i bambini. I bambini salgono sopra, si muovono, anche quelli dello skateboard o altre cose del genere. Ecco che cosa voglio dire, gli altri esempi su questo. Questo è un tema interessante perché fa sì che tutta, anche la scultura vecchia, antica, diventa scultura contemporanea nella misura in cui interagisce con il mondo di tutto. Allora, ritorno a quello che dicevo un attimo prima. Io avevo fatto in maniera un pochino più articolata, un po' più decente di adesso, questo discorso, e c'era in sala, c'era quello che era il direttore della rivista Domus, che sapete è una rivista di arte, di architettura, di design contemporaneissima, che era Stefano Boeri all'epoca, e allora mi dice, bellissimo, beh, facciamo una roba su Domus, ha fatto 5 pagine su questo argomento della scultura, dice, ma dico, ma questa è scultura vecchia, ecco, nel senso in cui ho detto, interessato per quello che ho detto, che ho cercato di accennare adesso. Ecco, che ho fatto tutto questo discorso perché a un certo punto si deve riflettere l'arte pubblica, quali sono le componenti di fondo che creano le condizioni di un senso dell'arte pubblica, dell'esserci dentro un'articolazione urbana, un'articolazione architettonica, un'articolazione sociale e di vita normale. Importante tutto questo perché fa parte del senso che continua nel tempo, mentre le memorie di questi, il contenuto ideologico, il significato che questi monumenti hanno, questi monumenti per esempio dei vari militari, ci sono monumenti anche ai caduti, sono dei significati che alla fine quasi sempre si vengono dimenticati, soprattutto di questi personaggi, e invece rimane il fatto che sono fatti fisici, sono degli elementi urbani, degli elementi cosa, a differenza di tutto il resto della scultura,
che non è, che è magnifica, importantissima, cambia magari le prospettive, le coordinate anche del modo di guardare il mondo, ti stimola ad avere delle percezioni diverse, tutto questo. Ma invece questo, quantomeno anche il più brutto dei monumenti, ha un suo essere convinto di qualche genere. Dico, per raggiungere il massimo del monumentalismo, adesso faccio solo questo più divertente, aneddotico, guardate un po' questo. Questa, l'ultimo, qua siamo, questa è una montagna, conoscete tutti. Ecco, questo qua è invece il monumento di quattro. Fatto negli Stati Uniti, l'hanno fatto nel 26, questo poi negli anni 20, anche questo è un'enorme montagna, simbologia della nazione, no? C'è Washington, c'è Jefferson, c'è Lincoln e c'è qua, non mi ricordo più chi è, Theodore Roosevelt, delle cose, ecco. Quindi questo monumento si può arrivare a fare un monumento. Questo monumento è nato per un motivo molto banale, molto americano e pratico, perché nel Dakota, questo vicino a Rapid City, era un posto un po' abbandonato da tutti, ha avuto una storia nella storia della conquista del West, eccetera, eccetera. Allora hanno pensato bene gli amministratori locali, in una maniera o nell'altra, di fare qualcosa di attirare del pubblico e del turismo. E hanno quindi costruito e realizzato questa scultura, in barba diciamo così, ai difensori dell'ecologia e della natura dell'epoca, e hanno fatto bene a farlo, perché io trovo bellissimo questo, non perché sono opere d'arte, ma perché è un'operazione che ha una sua forza e una sua icasticità, insomma anche una sua monumentalità estremamente significativa. Direi che è un'opera che si può vedere, che è diventato un segno pop, un segno proprio dell'americanità in tutto questo, ma è un'opera che ha tuttora una grande attualità. Non so se vi ricordate, tutti si ricordano, credo, perché bene o male c'è un magnifico film di Hitchcock che è stato girato proprio in questo posto di montagna qua, e con delle scene di grande suspense proprio sulle teste di questi presidenti lì di seguito. Ecco, quindi si può arrivare a una gigantesca. Ecco, questa opera qua io posso dire che è un capolavoro, a mio avviso, ma è un capolavoro non nel senso della bellezza dello scultore, che è uno scultore particolarmente ignoto, che si chiama Borglum, che è uno scultore di cose e monumenti, ma perché è una specie di opera di land art, ante litteram, che funziona per tutti i motivi che abbiamo indicato, delle cose. Però fino a questo punto qua si tratta di sculture di vario genere, che c'è migliaia, altre cose che sono figurative prima di tutto, sono dedicate, no? A dei significati ben precisi, che fanno parte dei valori comuni, dei valori collettivi, dei valori della nazione, eccetera, eccetera, ad opera apposta sta parola e via di seguito. E il linguaggio era un linguaggio comprensibile, perché era un linguaggio figurativo. Con un'evoluzione successiva dell'arte, della scultura, del linguaggio della scultura, ecco che, diciamo, dal dopoguerra in poi, in pratica ci sono venute fuori delle esigenze anche di rinnovare la scultura, considerata troppo retorica, troppo banale, troppo teatrale, e in fondo, proprio per questo, se un linguaggio plastico si usurato così, rischia di diventare ridicolo. Ecco, allora, per esempio, il problema nel dopoguerra, anche nella prima guerra mondiale, ancora ci sono tanti monumenti caduti, con i caduti caduti, no? E via di seguito, però nel dopoguerra dice, qua bisogna rinnovare l'Italia, rimaniamo in Italia, quindi siamo un'Italia nuova, un rinnovamento della plastica, un rinnovamento bisogna fare un monumento di ricordo. Per esempio, a quelle che sono state le tragedie della guerra, in particolare alla resistenza, per quanto riguarda quello di cui sto parlando, vado a parlare fra un attimo, e come facciamo a fare un monumento alla resistenza, un monumento dei valori del genere? Facciamo i resistenti che si imboscano nei boschi, eccetera, fare il descrittivo, naturalisti, eccetera, no, sarebbe ridicolo, altre cose. Ecco che allora è possibile, è stato possibile anche cercare di proporre dei monumenti che avevano ancora un significato etico, morale, civile, politico, via di seguito, ma non più necessariamente erano monumenti che dovevano descrivere le cose in modo figurativo,
O più ancora, l'elemento caratterizzante di quasi tutti i monumenti è un tipo di figurazione allegorica, no? Cioè l'allegoria, quindi tutta una retorica, una sintassi dell'allegoria di tradizione classica che aveva, insomma, aveva perso i colpi per, come efficacia di trasmissione e comunicazione. Ecco che allora entra in gioco anche l'arte astratta, l'arte non figurativa degli anni 50, 60, sono venuti fuori moltissime cose, per esempio per il monumento, questo qui, per il monumento nazionale alla resistenza che è stato fatto, che a Cuneo questo, ce n'è un altro a Cassino, sempre lui l'ha fatto, e c'è stato un concorso internazionale che pare che avesse vinto prima Henry Moore, purtroppo l'hanno poi messo da parte, e invece poi ha vinto, che è un bravo scultore, Umberto Mastroianni, e ha realizzato questa scultura, che è una scultura cubo futurista, una scultura astratta, è una scultura che ha, vorrebbe rappresentare l'energia dell'azione, l'energia etica, tutti gli elementi, diciamo, considerati positivi nella lotta contro il nazismo, contro il fascismo, bloccati dentro questa enorme massa di bronzo, sostenuta dalle pertiche, delle strutture in tubi d'armi, dico io, sembrano quasi in acciaio, perché se no non stava su. Ecco, l'idea era appunto che una forma plastica astratta potesse rappresentare e significasse, potesse rappresentare questo tipo di valori, valori fondanti della Repubblica Democratica post-bellica, eccetera, eccetera, no? Tutto questo è, come dire, un'attribuzione di significati che dall'esterno viene all'interiore. Questo trasmette, dovrebbe trasmettere energia, forza, presenza, eccetera. L'opera d'arte è messa in un posto dove nessuno va a vederlo, pochi, che è questo parco, sulla fine mi pare, proprio del Cuneo di Cuneo, e dal punto di vista della qualità artistica è un'opera che si contraddice in se stessa, perché se è un'opera che vuole rappresentare una forma esplosiva di energia e di tensione, di dinamicità, non ci riesce. Viceversa, sembra proprio che dimostri quanto sia pesante e cosa, tanto è vero che proprio per ragioni strutturali, le ragioni strutturali sono tra gli elementi chiave nella definizione anche delle forme plastiche della scultura, e ha dovuto mettere questa specie di strutture metalliche per far sì che questa esplosione avvenisse, diciamo così, percettivamente verso l'alto e non impiantata verso il basso e le altre cose. Quindi è un'opera che mantiene però, proprio per la sua massa, per la sua stazza, perché è enorme questa roba qua, mantiene il peso della memoria. Ecco, possiamo dire, è una memoria poi seria da mantenere e via di seguito. Dicevo che è interessante perché, guardate i materiali, l'idea della scultura. La scultura ha delle caratteristiche fatti di materiali classici con cui è fatta la scultura, delle caratteristiche che sono legate al peso, allo spazio che occupa, alla forza di gravità, a delle tensioni di questo genere qua. Molte sculture tendono, molti scultori anche in passato utilizzano materiali per creare delle forme e per far dimenticare che cos'era il materiale, il senso del materiale, per poter le forme che appunto rappresenta qualcosa di idealizzato. Nella dimensione della monumentomania dei monumenti, tutti i valori tendono a essere qualcosa che tende normalmente, tende ad andare verso l'alto, verso l'alto. Chi è che parla? Fantastico. Siamo i marziani che arrivano qua. Tendo ad andare verso l'alto, perché proprio il senso stesso delle opere è qualcosa che deve portare verso una dimensione altra. Cosa succede qua? Che ci sono? Ma di solito. È qua? Vabbè. Non capisco. Verso l'alto. Ecco che allora il problema del senso dei materiali cambia, perché diventano false da un punto di vista della cosa, perché si tocca la cosa. Ecco che tutta una generazione nuova di artisti
ha preso coscienza della realtà specifica del materiale e le ha sfruttato le caratteristiche in quanto tali, non per dimenticarle. Finché si faceva della scultura monumentale come statuaria, era un conto. Se uno fa una scultura che è astratta di questo genere, ecco che naturalmente entrano in gioco delle contraddizioni e dei problemi abbastanza grossi quando si vogliono fare delle cose come questo. Questo è solo un particolare perché c'è una foto, vedete, che dal punto di vista plastico non è brutto, è il coso, ma è, dal punto di vista della resa del monumento, devo dire che c'è qualcosa che non va. Volevo farvi vedere un'altra cosa che non so dove è andato a finire. Eccola qua. Questo perché vale la pena parlarne. Qui apriamolo tutto, perché qua si apre proprio tutto. Questo che vedete è una delle centinaia di palle e di sfere fatte da uno degli artisti che ha riempito di più il mondo di sculture monumentali, Bravo, che è ormai milanese, e Arnaldo Pomodoro. E questa sfera qua, quella che vedete lì, è la taglia della sfera, che per l'epoca era enorme, fatta tutta in bronzo, è abbastanza consistente, e in questo caso è dove c'è il Palazzo dell'ONU a New York, Manhattan. Ecco, questa palla qua, essendo collocata lì, è fantastica, perché lui ha trovato un modulo, possiamo dire così, di scultura che è un passepartout formidabile, perché è riuscito con una forma geometrica assoluta, quale è la sfera, poi la colonna o altre cose, a realizzare la scultura, che dal punto di vista plastico è un'invenzione. Non assoluta, ma un'invenzione, che quello del discorso tra la forma geometrica, la forma pura, la forma plastica e la fisicità del materiale e la vitalità quasi informale dei materiali che è rappresentata, diciamo così, dalle forme, dalle strutture, dalle conglomerazioni abbastanza informi interne a questa sfera. Dico che ho trovato il passepartout perché è un monumento perfetto della modernità, perché può servire per qualsiasi cosa. In questo caso è più che evidente che, essendo all'ONU, questa spalla qua rappresenta il mondo e rappresenta il mondo nella sua interezza, con le sue contraddizioni, con le sue spaccature. Vedete, letterale, ogni cosa può funzionare all'interno, e devo dire che funziona benissimo, è anche bello qua. È però anche vero che si può benissimo fare un monumento alla resistenza con questa palla qua, si può benissimo fare un monumento all'ecologia, cioè alla natura, con questo monumento qua. Cioè è una forma multiuso da un punto di vista dei significati o magari delle eventuali richieste della committenza. In gran parte le sue sculture, che lui ha piazzato qua dappertutto, tendono a essere a cavallo, perché la committenza viene spesso per ragioni appunto di dobbiamo fare un monumento a qualche valore importante di un certo genere, che può essere sia gioioso, sia come dire, o anche addirittura tragico. Potrebbe benissimo essere un monumento ai caduti, oppure alla stragi prodotta da qualche terrorista, altre cose, mantenendo tutto. Il titolo, allora, paradossalmente in questo caso, l'attribuzione di significato, cioè il titolo, la motivazione di realizzazione di cose, è qualcosa che innesca una possibile lettura del monumento in una chiave piuttosto che un'altra. La forma è in più, la modernità e il successo di Arnaldo Pomodoro, come qualche altro artista, ma non tantissimi, è proprio il fatto che queste forme qua sono anche perfettamente utilizzabili come arredo urbano. Ecco un altro concetto chiave che è importante, un termine che io detesto, l'arredo urbano, ma rende l'idea. Arredo urbano è un termine usato dagli urbanisti, usato dagli architetti e dai designer di oggetti di uso pubblico nella città, e per arredare. Quello che insomma disegna le panchine, mette le panchine in un coso, quello è arredo urbano. Oppure per esempio i panettoni, i blocca traffico che a Milano, geniale devo dire, quelli che aveva fatto Enzo Mari, che sono detti panettoni subito là, che sono dei blocchi di cemento tondi che sono diventati dei semi plastici anche particolarmente interessanti, e però sono nati e sono non solo sculture, ma sono degli arredi urbani. Chiamare arredo urbano, fare della scultura dell'arredo urbano, significa come mettere, non so, un fiocchetto, un nastrino intorno a una cosa. È un fatto che forse diventa un po' problematico se
se viene solo pensato come un elemento decorativo, ripeto, di abbellimento o di per creare un motivo delle cose. Però se leviamo tutti questi aspetti un po' di significazione così poco simpatica della parola arredo urbano e si prende invece un tema, un elemento chiave che è quello del contestualizzare le cose dentro, della contestualizzazione, del senso dell'opera che deriva dalla sua contestualizzazione o dalla riflessione che l'artista ha fatto rispetto allo spazio dove l'opera doveva andare, e questo è interessante perché diventano delle opere che possono non avere nessun significato aulico, nessun significato commemorativo, nessun significato di glorificazione di queste altre cose, ma continuano ad avere un vero senso importante perché ce l'hanno per l'ordine, per la logica dello spazio urbano, perché ce l'hanno in rapporto alle articolazioni, alla storia, se vogliamo, del quartiere, dell'ambiente, della strada, delle altre cose, ecco, e poi possono diventare, e questo è il contributo magari inedito, eccetera, quello che anche gli scultori passati, quando gli artisti erano importanti, una espressione, una proiezione dentro quello spazio, della personalità dell'artista, cioè degli elementi che sono dell'universo, del mondo dell'artista, della Weltanschauung, la visione dell'artista, del mondo e della realtà in generale per quanto riguarda le cose. No? Quindi questo è interessante perché allora l'artista lascia il suo segno, nello stesso tempo se lascia solo il suo segno in modo egotico, in modo narcisistico, in modo io, cioè autoreferenziale basta, l'opera è fallita. L'opera non funziona, l'opera è, magari potrebbe essere anche bella in un altro posto, ipoteticamente, ma normalmente non è così. Invece deve entrare in sinergia, diciamo, col posto del coso. Deve anche essere, se l'opera è proprio di grande qualità, essere qualcosa che innesca un meccanismo di valorizzazione di tutto lo spazio, di significazione, a partire dall'essere un landmark, l'essere un ombelico di identità, un elemento generatore di suggestioni diverse e essendo anche nello stesso tempo qualche cosa che fa vedere in modo diverso tutto, perché la forza di un'opera d'arte è quella di poter avere anche la capacità di trasformare il modo di vedere le cose in cui la cosa inserita. Tant'è vero che le opere d'arte sono della scultura più contemporanea qualche cosa che si basa su una riflessione, un tentativo di ricerca che sempre, ripeto, l'opera sempre il suo senso complessivo, la sua energia estetica nasce dal modo con cui è collocata, dallo studio che l'artista fa del luogo dove deve essere collocata. Questa l'abbiamo già vista. Ecco che allora vediamo alcuni esempi falliti e non falliti. Vi faccio vedere uno bello, devo dire, anche se recente, che conoscete spero tutti. Questa qua è a Milano. È recente questo, l'hanno fatta negli anni 2000, fino agli anni 90, anni 2000, di Klaas Oldenburg. L'ha fatta in un posto che a Milano chiamano piazza, che in realtà è un'enorme crocevia di strade, che si chiama Piazza Cadorna, questo, proprio perché questo luogo è un luogo che non ha l'idea di piazza nella grande tradizione della piazza italiana e della piazza come luogo che in qualche maniera rappresenta una sosta, una pausa rispetto all'andiriviene delle strade, degli incroci e altre cose, cosa che Torino di cui Torino può vantarsi, in tutte le piazze ottocentesche e paro-ottocentesche che sono nate e altre cose. Beh, questo, essendo una città, il problema è che Milano, lasciamo perdere tante cose, Milano è una città costruita come Bologna, fatta per aragera, cioè struttura concentrica allargata, e quindi molte situazioni urbanistiche sono costruite attraverso degli incroci di strade che non hanno questa ortogonalità di cui noi andiamo fieri. Non so per quale ragione. Ecco, quello che è interessante qua è che questo bisognerebbe vederlo in tutto il contesto della Piazza Cadorna. E
credo che tutti sappiano cosa c'è. Lì c'era, c'è tutte queste strade, molto vicino c'è, ma non tocca visivamente la piazza, come si dice, c'è il castello Sforzesco, e però di fianco, e la cosa principale che caratterizza tutto, c'è questa stazione Nord, che era una stazione costruita al cui interno, fa la sua funzione, all'esterno erano degli edifici abbastanza anonimi, altre cose, che hanno avuto la sventura di essere manipolati, io dico così perché troppo levito con queste cose qua, da un architetto molto famoso che è Gaia Olenti, che purtroppo è morta. Che cosa ha fatto Gaia Olenti su queste facciate e su certe banchine che ha costruito davanti, pensiline addirittura? Ha fatto un'operazione postmoderna, di la facciata è stata ricoperta una specie di paravento verdastro, le pensiline e altre cose sono state realizzate in marmo, secondo delle logge appunto postmoderne, pesanti eccetera, quindi un'operazione che doveva essere di architettura è stata di arredo urbano, nel senso, io dico che deteriore, cioè negativo, e poi certamente ci saranno delle altre persone che parlano e difendono queste, magari hanno ragione loro, io dico in maniera un pochino così avventata il mio parere. Beh, penso che questo monumento, che è costato un occhio alla testa, tra l'altro, a Milano, ma questo non importa, ci sono altri problemi, è stato commissionato a Oldenburg tramite triennale, tramite non so chi, insomma forse c'è anche altro, sicuramente lui che l'ha proposto, l'ha promosso. Fatto sta che è un monumento fatto a un tema abbastanza, come dire, banale, ridicolo, il monumento alla moda. Dice, facciamo un monumento alla moda, Milano è la città della moda, ecco che facciamo, dico va bene. E lui che cosa ha fatto? Ha fatto questo che è un enorme, ed è un'invenzione, perché lui era il grande scultore degli anni 60-70, è stato fatto, come altri monumenti che lui aveva già fatto, a partire dagli anni 60, fine anni 60, anni 70, questo è più recente, ma l'idea è qualcosa che va indietro, ha fatto un ago con tre fili multicolori che scendono, un ago, qua c'è la cruna in alto, vedete, e questi fili multicolori che si arrotolano, eccetera, vanno sotto e addirittura arrivano poi alla fine, dall'altra parte, quasi a ricucire queste strade insieme. Il monumento è bellissimo e devo dire è una delle cose di arte pubblica su un tema del tutto anonimo, perché potrebbe esserci, potrebbe anche essere il monumento ad Arlecchino, non frega niente a nessuno, tanto quello, però acquista un senso perché diventa un pivot proprio, un perno di riunificazione, di lettura di tutto lo spazio, anche quello infelicemente riorganizzato da Gaia Olenti, intorno a questo motivo modernissimo. In questo senso allora è un valore per Milano, perché Milano è una città dell'innovazione, della modernità, almeno per quanto riguarda l'Italia, via di seguito, e diventa una metafora strutturale del traffico e della struttura un po' rotatoria che tutta questa elementi ha. Ecco come un monumento divertente, ironico, pop, perché è pop, queste cose, ha un valore, una forza plastica e una sua incardinamento dentro la logica delle cose. Ed è un monumento che in più dà un'anima finalmente, ecco quello, l'ultima cosa, dà un'anima finalmente a questo incrocio di strade, a questo luogo che Gaia Olenti aveva tentato di dare con la sua operazione e a mio avviso ha fallito clamorosamente, invece questo a mio avviso funziona. Molti la criticano, è questa cosa qua, questo è il mio punto di vista intorno a questo monumento. A Torino delle cose di questo genere non ci sono, ma ci sono delle cose interessanti di altro genere. Vi faccio vedere solo questo en passant, questo è uno degli esempi di tante sculture che lui ha fatto in giro, ha iniziato a fare il coso. Questo l'ha fatto in un parco pubblico, e vedete che è una scultura anche un po' fantastica, surreale, ironica, plastica. L'importanza di Oldenburg che è stata imitatissima anche da tutta la generazione postmoderna, è che lui ha fatto un'operazione di monumentalizzazione, nel senso letterale, dell'oggetto, l'ingigantimento dell'oggetto, degli oggetti comuni della realtà, gli oggetti pop appunto.
appunto, che diventano, che da umili cose in funzione di altre cose, assumono il peso e la forza di presenza di un monumento vero e proprio. È un rovesciamento, come vedete, totale di quello che è il senso che il monumento deve rappresentare. Sono valori alti, valori importanti. Sono valori alti anche questi, se li prendiamo da un altro punto di vista, no? Sono valori importanti, significativi, per dare in rapporto alla civiltà, alla dimensione della cultura, della civiltà e collettiva e anche democratica. Sono monumenti anche più democratici, se vogliamo, in un certo senso. Democratica dal punto di vista del tema, del soggetto, perché là prima dico dove devi essere principe, re o santo per poter avere un monumento, e se so, oppure qualche cosa di questo genere, se no il monumento non te lo fanno, oppure devi morire in battaglia, no, per l'eroe, e magari il monumento di Enrico Toti o a questi qua che sono morti ci sono. Invece completamente il monumento alle persone qualunque, alle cose qualunque, sono qualche cosa di estremamente interessante. Infatti a me piacciono i monumenti che ci sono soprattutto in province, nei paesi, in montagna, i monumenti al contadino che sta lavorando, il monumento bello quello di Picasso, piccolo, che è un pastore con una capra che ha fatto a Valoris, credo non sia Valoris, o così questo genere, monumenti che senza aver magari nessuna qualità, perché Picasso ce l'ha le altre cose, però rappresentano qualcosa di sensato. Quindi il monumento ha degli oggetti che non hanno nessuna dignità monumentalizzabile, non sono monumentalizzabili per definizione, ecco il rovesciamento ironico, eccetera, eccetera. Importante perché lui ha anche il fatto delle invenzioni plastiche. L'esempio di Milano, mi pare che ho cercato di spiegare, mi pare che funzioni bene in questo senso qua. Vedete la differenza, l'abisso, insomma, quanto il lavoro di Mastroianni, che era formalista alla fin fine, era simbolico, formalista e fallito dal punto di vista della resa plastica, e invece una cosa di Oldenburg funziona benissimo. Vedete, adesso faccio vedere un altro monumento bellissimo, precedente questo, che è del 62, che è di Alexander Calder, questo, di Calder. È un monumento che si trova, guardate un po', stazione, leggete, è un monumento enorme che l'artista ha regalato, cioè la realizzazione l'ha fatta pagare, ma l'ha regalato a Spoleto, alla città di Spoleto. Dice, orrore, Spoleto è una città come fosse Orvieto, una città con una storia e una bellezza architettonica legata dal Medioevo, anzi dagli Etruschi in poi, e quindi il costo. Perché è venuto arrivato lì come una specie di uccello dei sogni, questo monumento, che si chiama Teodolapio, questo, è un nome di un antico, che un po' è di Alexander Calder, perché lui era amico, ha fatto delle cose per Menotti, Giancarlo Menotti, che è stato per tutta la vita l'inventore, fin quando è morto, il direttore di questo importantissimo Festival dei Due Mondi. E quindi questo monumento, questo Teodolapio, che è stato messo in una zona, vedete, non aulica, non storica della città, ma davanti a una stazione fatta negli anni 50, è diventato il monumento del Festival di Spoleto, della forza culturale a livello in quel periodo, perché è quando dura il Festival di Spoleto, e all'epoca era molto più importante, adesso sta declinando ampiamente, ma comunque è il monumento alla forza dell'immaginazione e della cosa e della cultura di un coso. Non ha nessun significato particolare, c'è un nero da locomotiva, altre cose, ma diventa un elemento che segna abbastanza, cioè c'è un'intrusione forte nel luogo in cui le cose sono fatte, però un monumento dove addirittura non si potrebbe passare sotto in macchina, non è stato vietato, ma si potrebbe passare. È un monumento che voleva essere quasi una reinvenzione di una struttura stradale. Difatti lui era un ingegnere, artista, scultore, costruttore in un certo senso, ingegnere tra virgolette. Ecco. Vedete, allora, queste sono modalità di costruzione di monumenti degli artisti nuovi. Questo che vedete qua è un monumento fallito, ancora di un grandissimo artista però, che è Richard Serra. Richard Serra fa delle opere, perché è fallito, a mio avviso, questo? Perché è stato collocato in un luogo davanti al Museo dello Stedelijk, il Museo di Amsterdam, è alto, come vedete, se questo, diciamo, 2 metri, 4, 6, 8, 10, 12 metri sarà alto,
E perché per due motivi è fallito questo monumento. A parte che ne sono costruita la nuova ala dello Stedelijk, che è una roba, lo chiamano the bath tube, perché c'è una forma così, ma non è quello il momento. Perché diventa un elemento di decoro del parco che c'è intorno, il giardino che c'è intorno, e non funziona per una ragione, perché le sculture di Richard Serra, di cui forse abbiamo già parlato, sono sculture costruite, ma dove tutta la loro forza e il loro impatto è derivato dal fatto che sono delle fatti di materiali industriali, grandi lastre di ferro con cui si fanno le navi, con cui si fanno i ponti, le strutture così, l'acciaio corten per mantenerlo, perché l'erosione non continui della cosa, appoggiate, combinate fra di loro in rapporto allo spazio costruito o all'interno in modo precario. La forza e la fascino di una scultura come queste, fin dall'inizio, era quello di stare attaccate a loro, di stare in equilibrio per la propria semplice forza di combaciamento, come House of Cards, come delle case. Infatti le prime lavori si chiamano proprio dei castelli di carta, delle altre cose. Questi invece, per forza di cose, ed evidente, è messo lì, ed è stato saldato da tutte le parti per poter correre. E questo già ne leva il 50%, secondo me, della forza di presenza della cosa, perché alla fine diventa, bisogna usare un trucco per poter mostrare qualcosa che funzionava, è un'invenzione che è nata proprio in un'altra direzione. Ma il punto principale è che qua è solo di bellezza, come tante volte si vedono davanti ai musei delle opere che sono decorative, che sono molto belle, di grandi artisti anche, che sono lì per fare, sono messe perché siamo in un museo, davanti a un museo. Quindi possiamo accettare un lavoro del genere, come del resto possiamo accettare quello che succede qua intorno in questo museo, perché sono in fondo un pezzo di museo all'aperto. Allora in quel senso lì la cosa può andare. Però se sei un museo all'aperto dovrebbe avere anche una eleganza di disposizione, un senso di disposizione tipico dei musei di scultura all'aperto, il Louisiana Museum o altre cose del genere, ma non messe da maniera qua, vedete, a un punto di un lavoro fantastico su invece di Serra è un lavoro che era talmente importante e significativo che l'ha levato, che lui aveva fatto nel 1972, mi pare, quegli anni lì, negli anni 70 comunque, forse un po' più tardi, ecco, sono fine anni 70, a New York, in una piazza di New York moderna, dove c'erano palazzi d'affari, palazzi di uffici, altre cose, un lavoro che era una enorme, una lastra di acciaio, alta 3 metri, e a forma, non c'ho la foto qua, cosa dovevo mettere quella, fatta a forma così, ma lunga 20 metri, come di qua a là, o anche di più, fatta un po' a forma un po' conca, un po' curva così, ma piantata come un coltello, come una cosa dentro il barbì, dentro la spianata di questa piazza, che è una piazza non grandissima, ed era un elemento che metteva in crisi, e andava contro la logica della piazza, ma interagiva con la piazza in maniera disturbante, tra virgolette, ma anche attivante. Perché disturbante? Perché, e questo che poi è il motivo per cui l'hanno fatta levare, soprattutto perché ha detto intralcia il traffico della pedonale, poi intralcia il traffico delle cose. E però era una cosa che gli faceva rileggere la banalità di questa piazza con questi grattacieli, meli, altre cose fatte ancora in pietra, e questa banalità, e gli dava una tensione di energia, proprio perché qualsiasi spazio, cos'è stato? Era come una deriva, ecco, posso dire questo, come quando si mette in un torrente, ma prendiamo anche solo un canale, si prende una lastra di legno o di metallo e la si mette in obliquo, questa si mette una deriva così, ecco che questo crea determina un cambiamento del flusso di percorso dell'acqua, e così si può dire che questo crea un cambiamento di percorso e dunque di rapporto delle persone che vivevano in quella piazza lì, che passavano in quella piazza lì, rispetto rispetto alle loro abitudini, rispetto al loro modo di praticare quel luogo e di osservare, di entrare in relazione con lo spazio, sia quello basico del terreno, sia lo spazio tutto intorno.
E questo quindi era una specie di deriva che innescava un'energia di comportamento certamente non funzionale, non pratica nel senso del più spedito, rompeva le abitudini e creava una percezione, la gente si rendeva conto, ecco, di che cos'era quella cosa lì. Quell'elemento disturbante è stato poi da parte di tutti gli abitanti lì, c'è stato tutto una raccolta di firme immensa, ha detto bisogna levarla, è brutta, e ti rompe le balle, non ti fa vedere la cosa, di tutti i colori, gli hanno detto fin quando l'hanno dovuta levare. Ma quello era un monumento che se fosse rimasto ancora adesso, cioè se la gente l'avesse digerito, se lo spazio fosse stato memorizzato a livello collettivo, eccetera, sarebbe stato finalmente una piazza di cui tutti si ricordavano. Levata quel monumento, ritorna anonima e banale e legata solo alle funzioni per cui quei palazzi di uffici sono lì, e quindi ecco che il lavoro artistico, che aveva una interazione, era un lavoro che era di situazione, no? La situazione plastica, la forma plastica era quella. È lui che dice, diceva, io non adopero i materiali per scolpire, ma adopero i materiali per tagliare lo spazio. Ecco, lui o un suo amico, forse parlando, no, perché la stessa cosa, perché erano amici, ecco, con Podo perché ragiona nella stessa maniera, ecco, per tagliare lo spazio. Adoperare la scultura, in questo caso, i materiali per tagliare, per scolpire lo spazio, ha scolpito, ha modellato lo spazio in maniera diversa. Ecco, quello è un punto interessante. Ecco come una scultura che non ha nessun particolare significato commemorativo, tutto quello che volete, niente di tutto questo, diventa una cosa di questo genere. Diventa una roba importante. Ci sono dei suoni inquietanti. Allora, qua vi faccio vedere due piccole cose a Torino che sono nate. Ecco, questo è un monumento che a mio avviso è bello, ma ha ben poco senso. E comunque è stato fatto dalla Fondazione, meritoriamente dalla Fondazione dei Fornari, finanziato, in occasione delle Olimpiadi qua, e sta davanti alla Piazza d'Armi, davanti al, come si chiama, Palazzo Zaghi, se non sbaglio, davanti allo stadio. Non è brutto per niente, tende a perdersi un po', anche se sono immense queste cose. Sono sculture molto belle e il tipo di collocazione che secondo me, questo è il mio punto di vista, dovrebbe essere. E questo è Tony Craig, l'artista, ed è un lavoro plastico sulla torsione e sullo sviluppo di tipo spirale di una forma che crea, se voi guardate i profili, dei profili di tipo umano. Sono tutti, quindi questa è una colonna, ma una colonna fatta che rimanda alla possibilità di leggere dentro queste pieghe, dentro queste cose, tutta una serie di figure. Quindi è una statua, paradossalmente è una struttura statuaria, no? Ha una anima statuaria, anima figurativa, che va criptata, va decriptata all'interno delle cose. Questo che ci abbiamo qui di fronte, che non c'è neanche bisogno di aprire, è un monumento cui manca un pezzo. Io, mi avviso addirittura un po' troppo, molto bello, molto bello, c'è addirittura un peso specifico di proporzioni rispetto al contesto, forse troppo alto, ma soprattutto c'è un problema, che c'è un albero di fianco che dovrebbe crescere, e dovrebbe crescere alto, perché i rami di bronzo devono intersecarsi con quelli veri, in modo tale che la vera energia vitale vegetale ridia, insomma, energia vitale anche al bronzo, che è un fossile dell'albero del corpo. Ci sono dei problemi di radici, se ho capito bene, perché non c'è abbastanza terra perché quegli alberi crescano. Comunque qua andiamo bene. Invece voglio parlare un secondo di questo, per finire un discorso che riguarda il nostro, se ci abbiamo tutti i tempi. Ecco, questo lavoro qua è un lavoro tra i più contestati e adesso tra i più amati anche. Più amati, no, ma è accettato ed è amato. Ed è di un artista danese, che tra l'altro è un intellettuale, personaggio straordinario per altri versi, come scrittore, come esploratore, che si chiama Per Kirkeby, che era un amico di Rudi Fuchs, amico, artista, e questo monumento, una di quelle opere che sono state fatte, delle poche, perché se ne dovevano fare molte di più, i soldi non ci sono stati più, per animare, per dare energia
come dire, per sollecitare un'energia di visiva, un'energia di senso, di significato a quello che è il grande copertura della spina lungo le cose. I monoi, quelli che sono stati realizzati, quella di cui ho già parlato, non ne voglio più riparlare, che è di Merz, la fontana, che è una scultura, che a mio avviso è un lavoro molto molto bello perché diventa un perno, diventa come una sorta di ombelico che dà veramente identità e senso ed è punto di riferimento di una area urbana del tutto anonima, se non bruttina, delle altre cose. Beh, dare forza poi proprio per questo scatto tra primitivo e tecnologicamente avanzato, eccetera, eccetera, tutti quegli elementi lì. E beh, quello funzionava bene. Un po' più in là verso l'inizio del corso, col congiungimento del corso, come si chiama lì, corso Tugare di Abruzzo e altre cose, nel giardino è stato costruito questo che non è un'opera meravigliosa, ma è l'idea di fare una scultura come architettura. Ecco, ne avrei dovuto parlare l'altro giorno, e ne parlo, adesso lo aggiungiamo al capitolo, perché è una cosa dove, che cosa ha pensato, ne aveva fatto anche altro Kierkegaard, ha fatto, e l'idea di Kierkegaard è quella di, se un intervento di arte pubblica, tridimensionale, chiamiamola la scultura, scultura, dentro una cosa, è chiaro cosa devi fare, il monumento a chi? Lì c'è vicino allo stadio, potrà fare il monumento a Bettica, il monumento a chi? A Boniperti? Che senso ha? Allora lì questo lui ha creato una struttura aperta che diventa una sorta di labirinto, qualcosa di questo genere, che in qualche maniera mima o rimanda o dialoga in maniera ironica, come corrispondenza, quasi una specie di elemento specchiante, concettualmente, strutturalmente, con l'architettura banale, molto molto anonima, diciamo così, dei condomini, e si può vedere quello che c'è in fondo, fatta solo di mattoni, i mattoni è un elemento moderno anche, ma soprattutto rimanda anche all'antico, e questa cosa qua è stata considerata una roba bruttissima, una roba che senso ha, eccetera. Il senso l'ha data la gente che ha cominciato a frequentare quel posto lì. È diventato un elemento, ancora lì ci sono degli incroci, che la quinta assenza dell'anonimità, anche abbastanza brutti tra le strade, edifici che passano, c'è solo questa specie di lingua di giardino che salta fuori, che è diventato un parco giochi, lo vedete che ci sono le cose, una specie di parco giochi per bambini e per cani, ed è diventato un luogo dove è frequentato e animato e reinventato continuamente dalla pratica che la gente fa. Ed è un monumento relazionale, un monumento interattivo, se vogliamo dire così. Io devo dire che tutti i monumenti, come dicevo all'inizio, hanno e possono essere vissuti, fruiti in modo interattivo, devono essere fruiti in modo interattivo e non solo dal punto di vista della contemplazione eventuale o meno delle cose. Questo ha in particolare questo senso. E paradossalmente sottolineando un'identità architettonica anonima, diciamo così, moderna, anonima, di un classico quartiere di esterno di una città, non è periferia ma esterno di una città, monumentalizza la dimensione banale, se vogliamo, anonima, onesta però di questa cosa qua, fino a farla diventare qualcosa che ha un senso, che ha un valore. Ha un valore perché il valore del vissuto che è intorno al corpo. Ecco, questo è un lavoro riuscito, bello, intelligente, non so se è un capolavoro, perché voi idee le cose, ma però questo è. Vedete che rispecchia in maniera umile, in maniera, come posso dire, anonima, anonima è sbagliato, in maniera sommessa, ecco la parola giusta, la cosa, addirittura esteticamente non evidenziata, non è neanche esplosiva per niente, come potrebbe essere in modo ludico quella di Oldenburg, in modo, non dico surreale, ma in modo di energia fluida, quello di Trecker che abbiamo visto prima, in modo, oserei dire, neomonumentale, come l'albero di Beppe il Benone qua fuori, o in altri posti, lui ha riempito il mondo, ecco, anche il Pennone ha riempito il suo albero praticamente in tutti i paesi del mondo, di tutte le taglie, di tutte le stazze, perché anche una volta l'albero nasce da tutto un processo concettuale molto raffinato, intelligentissimo, e sono belli, ma l'albero chiunque può servire a simboleggiare qualsiasi cosa, perché
perché sappiamo bene che in qualsiasi cultura del mondo l'albero è caricato di simbologie di vario genere, quindi può essere simbologia della vita, simbologia dell'ecologia, può essere l'albero della libertà, può essere quello che volete, ecco, è un elemento, e la capacità e la bravura, ma anche l'abilità di appropriarsi, di dire che quando si parla di alberi di scultura si dice pedone, come si dice, parla di specchi di scultura nell'arte si dice pistoletto, per rimanere nella nostra cosa, beh, allora quella è forza, come si dice bottiglia si dice Morandi, ecco, questa cosa qua è la capacità di apporre un copyright su un elemento, peraltro è stato adoperato altre cose, ma portando lui, ha incominciato a lavorare non in maniera monumentale, è riuscito a trovare un déclic, a fare un'operazione di tipo monumentale e creare un monumento di quello che era un'operazione a matrice concettuale e vitale, processuale addirittura, grazie al fatto, utilizzando in maniera anche certe cose molte originali, il bronzo, che è di per sé un materiale in se stesso già ti trasmette l'idea di monumento, no? Bronzo e marmo, questi due, infatti bronzo e marmo sono tutti. Quindi il ritorno di materiali classici nella produzione dei monumenti è un qualche cosa che segnala molto, che è significativo e che è evidente anche in questa ultima fase di neomonumenti o di post-monumenti realizzati qui negli ultimi anni. Allora, questo di Pedone è poi in un periodo, il mondo dove tutti abbiamo fame, abbiamo l'ossessione e l'angoscia di tipo ecologico, di salvare il mondo da tutti i disastri che l'umanità sta facendo, ecco che questo è un monumento che ha in fondo anche un'anima di per sé, e questi lo capiscono chiunque, di tipo monumento, di monumento, di ricordarti che la natura, eccetera, eccetera, è la vita. Invece un classico, faccio vedere un altro monumento, molto bello questo, spettacolarissimo anche, che forse, non so se l'ho già fatto vedere qua, che si chiama The Cloud questo, detto volgarmente il fagiolone, The Bean, The Big Bean, che è di un altro degli artisti che riempie il mondo di grandi monumenti pubblici, ma un grande artista anche lui, che è Anish Kapoor, che è un anglo-indiano, uno dei grandi protagonisti della scultura internazionale inglese internazionale degli anni Ottanta e ancora adesso naturalmente. E cosa ha fatto di bello questo? Ha fatto un lavoro geniale anche, che in qualche maniera si lega a quello. C'era già un elemento del genere nel bronzo lucidato di Pomodoro. Ma quest'idea che la scultura rifletta il mondo esteriore, c'è il pomodoro in maniera diversa perché la forma plastica conta, ma è un'idea che viene ancora prima da un genio della scultura, un dei grandi inventori della scultura contemporanea che è Costantin Brancusi, che aveva inventato lui, devo dire, la procedura della lucidatura del bronzo nella maniera che conosciamo, ecco, perché il mondo si riflettesse dentro la scultura. Dentro dal biblioteco. Quindi vedete che ci sono tutti dei gravi fili. In questo caso non è bronzo, evidentemente, è un acciaio inox, dico acciaio inox, credo che sia quello, qualcosa super luce, tecnologicamente avanzatissimo. È una cosa costruita nel 2000, vi dico subito la data che l'avevo messo, 2004, ecco. Che è costruito da degli ingegneri super, super tecnologici, ed è bello perché è una forma semplice, che può essere una forma considerata pop, e allo stesso tempo una forma organica, quindi si lega alla grande tradizione dell'astratismo organico di Hans Arp, di tutte le cose, bello, ed è collocato in un luogo centrale, diventa l'ombelico proprio di Chicago, perché l'ho detto, questo è a Chicago nel Millennium Park, posto proprio all'alto del Millennium Park, e quindi è diventato l'anima, veramente è riuscito a diventare intanto un punto foto obbligatorio, e questa è la forza di una scultura, si diventa appunto di un'opera pubblica, si diventa punto foto, è fatta per tutta la vita quella, perché comincia a entrare l'inerzia che tutti vanno a fare la foto. Perché? Ed è evidente, autoevidente, perché? Perché questa è una scultura che in sé è una grande forma a parabola,
un fagiolo in questo senso organico, è anche organico dentro, perché se voi guardate dentro c'è un ombrì, c'è un come si dice, il obelico, c'è un, all'interno c'è come fosse un ombelico, potrebbe anche essere quello, il tappino che serve per gonfiarlo e tutto, ma è un ombelico, quindi questo diventa, ed è pensato come l'ombelico ed è il centro di tutta questa grande città che si riflette dentro l'opera. Quindi l'opera, il contenuto dell'opera non è dentro che è vuoto il coso, è pieno, è un enorme ventre incinto anche questa, e non sono idee, un'interpretazione mia, c'è questa idea materna di ricomprendere dentro questa forma, che è una forma accogliente come un ventre materno, tutta la città all'interno. Questa è un'idea molto bella, poetica anche, ha un senso che una, come dire, è un momento alla città in cui l'opera è costruita e tutti si riflettono. Ed è, vedete che tutta la gente si fotografa, perché si fotografa anche se stesso dentro l'opera, eccetera. Cioè non sto a continuare perché la cosa è evidente. Ha avuto una forza, certo, per arrivare a fare, se lo fate piccolo questo non funziona. Vedete che in questo caso la grandezza, la quantità non è solo quantità, ma è qualità. Perché la sua funzione, che è una funzione della grande città, oserei dire la più bella città moderna della storia dell'architettura moderna, è questa qua. Doveva essere di una stazza sufficientemente imponente, perché il dispositivo plastico è riflettente e la presenza stessa funzionasse. Ecco, questo è importante. Faccio vedere un post monumento per eccellenza, che è interessante, che conoscete anche, questo si chiama Love di Maurizio Cattelan, ed è un monumento interessante perché ritorniamo all'idea proprio di monumento, alla questione del monumento, cioè al monumento celebrativo. Naturalmente Cattelan è un personaggio che fa le cose, che è un contraddittorio, che fa le cose ironiche, che fa il bastian contrario, che gioca sull'ambiguità e sull'ambivalenza continua. Il fatto che sia monumentale è determinato dai materiali utilizzati, che sono un enorme basamento alto, molto alto per portare in alto questo braccio, questa mano, fatto in travertino, che è lo stesso materiale del Palazzo della Giustizia che sta di fronte, delle cose. E questa mano con un dito tronco, facciamo la descrizione di Cauta, e il marmo di Carrara, ed è e c'è una serie, come dire, una articolazione possibile di significati. Il più evidente è quello, il famoso dito d'onore, cioè il dito americano che non è certo molto elegante. L'altra cosa però è monumento ed è una presa in giro, un'ironia intorno e un collegamento anche con la scultura di regime, la scultura retorica, con l'utilizzazione della retorica e propagandista della cultura specificamente fascista, perché questa mano qua riprende queste grossa mano e piedi che ci sono nel Museo Capitolino, mi pare, di una vecchia statua romana, mi pare di Costantino, ma c'è il piedone e c'è la mano, quindi rimando alla mano classica, alla romanità antica, ma naturalmente la romanità in chiave ventennio, perché è messa nella piazza della Borsa, che è una piazza costruita negli anni 30, con un, vedete, in fondo c'è l'entrata fascista di una bella architettura del resto, con due sculture di tipo novecentista all'interno. Quindi c'è tutto questo gioco di rimandi, di possibilità, che può essere quindi alla mano come frammento, ma in realtà alla mano, guarda caso, che salta fuori solo un dito. Quindi ironica e paradossale. L'ultimo punto fondamentale di questa cosa qua è che un lavoro del genere, è quello, dice, io lo regalo alla città, lo do, se ne rimane qua, perché il senso dell'opera, la forza dell'opera, io oserei dire il 60%, se non il 70% del valore estetico, il valore artistico, la forza estetica, il valore artistico dell'opera è essere lì dove è stata collocata. Se la prendessimo e la mettessimo in un altro posto non funzionerebbe più. Perché il testo è il contesto, è il testo è il contesto, in qualche maniera. E la cosa evidente perché questo fa il dito d'onore, c'è l'ironia sul passato, sulla storia e anche davanti alla borsa. Perché la borsa, voi sapete, senza essere troppo volgare, se la mette sempre indietro, almeno quello che è la grande massa del parco vuoi, di cui tutti, quasi tutti noi qua, non lo so, siamo vittime o facciamo parte, pur senza volerlo, no? O il rischio è quello, insomma, ecco, tutto questo è il conto.
Faccio solo vedere l'ultima cosa per concludere. Eccolo qua, un altro degli artisti scultori. Ci sono artisti che ho citato adesso che sono scultori bravissimi, sono altri artisti bravissimi, altrettanto importanti, ma che non hanno sviluppato e non hanno sfondato in qualche maniera nella categoria dei grandi monumenti. Abbiamo visto che hanno, tra quelli dei grandi monumenti, Anish Kapoor, abbiamo visto Tony Craig, come si dice, Beppe Pennone, naturalmente, e anche Cattelan con questo monumento e altre cose. E un altro è Anthony Gormley, di cui abbiamo parlato già la volta quando abbiamo parlato delle nuove statue. Ebbene, ecco, lui ha fatto questo fantastico monumento, gigantesco, come vedete, qua c'è una persona umana, quindi vi rendete conto di che razza di roba è, fatto vicino all'aeroporto, si chiama l'Angelo del Nord, questo, The Angel of North. Dove è andato a finire? Angel of the North, del 98. Ed è alto una... scusate, cosa faccio? Ed è alto una quantità di metri veramente notevole. Lo vedete? Questo Angelo del Nord è un monumento alla tecnologia, all'aeroplano, se vogliamo, ma è un Icaro. Qui dentro c'è tutta la storia della cultura dell'umanità. È un Icaro, se volete, l'idea del volo, è un monumento, cosa? E anche è un Cristo. Infatti, il riferimento a cui ha pensato lui, sicuramente la cosa più evidente, non per la bellezza della scultura, ma per la meravigliosa collocazione che fa di questa scultura un capolavoro, è il Cristo del Corcovado di Rio de Janeiro. Vedete che qua c'è tutta la struttura, è fatta proprio con tutte le quinte, le centine in acciaio, la sua figura estrema così. È un angelo anche questo, quindi c'è una sacralità, una monumentalità sacrale, ieratica, ma allo stesso tempo tecnologica. Io mi chiedo come sia riuscito a fare così e abbia calcolato la direzione dei venti, perché una roba di questo genere può far saltare. Ecco, del Cristo del Corcovado c'ho, credo, purtroppo solo un'immagine piccola, ma vedete qua. Cristo del Corcovado, io sono, ho avuto la fortuna di salire fin là, è esattamente la stessa cosa, è l'idea. Quindi la questione interessante è che questo Cristo del Corcovado è una scultura di una banalità plastica, di invenzione del Cristo, dell'iconografia enorme. La sua forza è essere enorme, ma se fosse stato solo enorme, messo da qualche altra parte, avrebbe pochissimo valore. E la collocazione che ne fa, quello che sappiamo, è il fascino, punto foto anche questo, delle cose. Vi saluto, siamo arrivati alla fine.